Ciao e bentornati sulla puntata del vlog di Recensioni Minute, precisamente nella puntata che guarda indietro il mio giugno 2014. Devo essere sincero, con il fatto che mi è terminato il campionato di basket ho un po' esagerato con i board games, tanto che ho messo sul tavolo la bellezza di 29 titoli per un totale di 37 partite in giugno. Diciamo che tutti questi titoli non sono tutti nuovi per me o comunque nuovi nell'anno che quindi concorrono ai 150, fondamentalmente perché come vi dicevo alcuni li ho già giocati, perciò se non li vedete citati in questa puntata, precisamente i giochi non citati sono questi che vedete in sovraimpressione, andate semplicemente nelle puntate precedenti, li riprenderò solo se davvero c'è qualche nota strategica, nota di colore che vale la pena un po' di riprendere in mano. Tralascio peraltro anche tutte le partite online, mi avete chiesto se parlo anche dei giochi che gioco online, perché fondamentalmente credo sia più facile giocare tanti titoli online, nel senso che c'è più tempo, ci sono le partite asincrone e quindi credo che sia più difficoltoso, oltre che più appagante, parlare solo dei giochi che metto fisicamente sul tavolo, con i quali gioco fisicamente con delle altre persone intorno a me. Perciò, dopo questa premessa, potrei dire che possiamo partire. Apro quindi con Balloon Cup, un gioco che avevo provato online e che sono riuscito a provare anche nel mondo reale. Devo dire che mi aveva lasciato perplesso la partita online, perché tu puoi mettere carte, sono delle carte numerate semplicemente con dei vincoli di colore, sia dal tuo lato del tavolo che dal lato dell'avversario. Lo scopo è risolvere delle tessere in cui o devi essere il più basso con la somma di numeri o il più alto con la somma di numeri. Il fatto però che tu possa mettere le carte alternativamente da te o dall'avversario rende totalmente ininfluente quale lato della tessera sia girata. Spulciando un po' su BGG, posso dirvi che c'è una variante approvata dall'autore che permette di mettere le carte sul lato del tavolo avversario solo se il vostro lato è già completo di carte. In questo caso posso dire che il gioco si alza notevolmente a livello strategico, dovete pianificare molto di più le mosse e avrà un bel vincolo addizionale. Quindi, se vi capita di giocarci, tenete a mente questa modifica. È piccolina ma sostanziale. Altro gioco di cui vi parlo invece è Morals, noi l'abbiamo giocato con il titolo Fungi. Un gioco che mi aveva sempre colpito per la sua grafica, questi funghi realizzati in maniera molto realistica e anche questa tematica del camminare nel bosco per raccogliere funghi mi aveva abbastanza incuriosito. Mettendolo sul tavolo, la prima partita ci ha lasciato un attimo titubanti, c'erano delle meccaniche che non ci tornavano e quindi siamo andati ad approfondire. Abbiamo scoperto quindi che esiste un regolamento aggiornato per l'edizione Pegasus Spiele che lo rende molto più fluido da giocare. Una cosa che vi consiglio è, siccome devono esserci sempre 8 carte in tavola e quando ne prendete una dovete scartarne una e farne scivolare 6, girarne due nuove dal mazzo, dopo 2 o 3 turni avrete un po' la stufa di fare questo movimento. Il consiglio è mettete le carte a cerchio intorno al mazzo centrale e semplicemente dovrete spostare la carta con i vostri piedini e aggiungere le carte senza fare tutto lo shifting. Rende il gioco piacevole, con le modifiche del nuovo regolamento devo dire che è piacevole da giocare, ci sono delle scelte da fare, insomma la tematica è un po' particolare, però si lascia giocare piacevolmente. Il gioco che sono riuscito a rimettere sul tavolo dopo un sacco di mesi d'assenza è Saint-Malo, un gioco in cui c'è una gestione dadi per disegnare fisicamente. La cosa particolare di questo gioco è che utilizzate un pennarello per disegnare le cose che metterete all'interno della vostra città, che siano persone, che siano casse, che siano chiese, che siano case, che siano mura. Insomma, disegnate fisicamente col pennarello nella vostra griglia 5x5 e alla fine del gioco si va a sommare tutti i punti di quello che avete disegnato. Molto carino, molto particolare. L'unico difetto che ha è che mentre uno gioca e quindi lancia i dadi, si fa un po' ai fatti suoi. Gli altri giocatori al tavolo possono proprio un po' disinteressarsi della partita. Il mio consiglio è giocateci in due, massimo tre. Se aumentate il numero di persone, il downtime non è assolutamente gestibile o sopportabile. È un solitario di gruppo, quindi state attenti a questa cosa. Parlando sempre di dadi, allora vi parlo di Battleman, giochino print and play che trovate sul sito della Cheapass Games. In sostanza avete il vostro personaggio a cui dovete abbinare un tot di dadi poliedrici, quindi dovete prenderne una manciatina da 4, 6, 8, 10, insomma tutti questi dadi qua, lanciarli, cercare di catturare i dadi avversari senza farvi catturare i vostri.
ovviamente molto prono all'esito della fortuna, molto spesso con i dadi da 20 farete solo dei grandi 1 e quindi perderete miseramente, ma la partita dura 2-3 minuti, insomma, adattissimo da portarsi in tasca per i cambi dell'ora a scuola o se siete con l'amico in treno per fare giusto un partitino, insomma, niente di che, ma piacevole da giocare, insomma, ci si diverte comunque a lanciare dadi, è proprio un lanciare dadi, ma con un minimo di scopo. Proprio per smentirmi di quello che ho detto all'inizio, vi voglio riparlare di Intrigue. Ve ne ho parlato nel mese scorso, il tipico gioco rovina amicizie, per un semplice fatto. La scorsa volta avevo giocato una partita in cui sembrava di essere nei peggiori bar di Caracas, facevamo insulti proprio a scena aperta, esultanze che neanche allo stadio dei peggiori partite di Serie F si vedono, e quindi diciamo era proprio un livello zero ed era proprio sfogarsi al massimo. È capitata invece questa partita, ho giocato con persone differenti, in cui ci siamo messi in una modalità di signorilità, ci siamo dati del lei per tutto il tempo e praticamente ci prendevamo in giro creando delle figure retoriche, cercando di non avere mai l'oggettività della presa in giro o dell'insulto. Particolare, ci siamo divertiti molto a far finta di non insultarci. Ho terminato finalmente poi la prima partita a Rattus. Se avete controllato, non ho messo il ping sul più uno nei giochi nuovi perché in realtà avevo già giocato una mezza partita a Rattus, quindi non è proprio nuovo per me. La scorsa volta però non avevo capito bene le meccaniche, insomma si era inchiodata la partita a metà, non eravamo riusciti a capire bene il gioco e invece stavolta mi è stato spiegato in maniera corretta e completa. Abbiamo giocato una partita, ho bisogno di una seconda partita sicuramente per dare un mio parere. Per adesso posso dire che l'ho trovato poco controllabile, nonostante ciò piacevole, vi ripeto, aspetto una seconda partita per darvi il parere definitivo. Finalmente sono poi riuscito a mettere le mani sulla mia copia cartacea di San Juan. L'ho cercato un po' in lungo e in largo e finalmente ce l'ho. San Juan è il gioco di carte di Puerto Rico, fratellino semplice di Race for the Galaxy fondamentalmente. Si scelgono i ruoli, tutti li giocano e chi ha scelto il ruolo ha un piccolo bonus. Si giocano edifici fino ad arrivare ad averne 12 in tavola. A quel punto si sommano i punti e si vede chi ha vinto la partita. Come vi dicevo, è il fratellino più semplice di Race for the Galaxy, quindi secondo me è molto adatto per presentarlo a giocatori anche alle prime armi. C'è un po' di test, purtroppo c'è solo versione inglese tedesca, spero in una ristampa perché può valerne la pena. Per giocatori alle prime armi è un buon modo per insegnargli questi giochi in cui le carte si incastrano fra loro, si creano delle piccole combo e dei piccoli motori di punti. Se volete però un gioco più completo, allora vi dico Race for the Galaxy è sicuramente più soddisfacente, perché in San Juan il difetto che ripeto, è invece ottimo per le persone che non sono così competitive, è che se anche avete un vantaggio non riuscite a spingere sull'acceleratore per forzare questo vantaggio, forzare la mano agli avversari. Semplicemente sarete sempre agganciati a tutti e quindi si finisce la partita più o meno tutti con i 12 edifici. Ho poi rimesso sul tavolo dopo un bel po' di tempo anche Kingsburg. Kingsburg secondo me è molto interessante come gioco perché nonostante ci siano dei dadi, avete comunque la sensazione di poter farvi comunque una vostra strada, una vostra costruzione. È vero che se lanciate sempre un tris di 1 avrete poca vita in Kingsburg, farete poco, però col numero di volte in cui lanciate i dadi, con il numero di modificatori, di rilanci, eccetera, qualcosa riuscite comunque a fare. La partita comunque ve la porta fino in fondo. A mio parere è fondamentale inserire almeno come espansione quella con i gettoni di forza militare. Quando arriva l'inverno arrivano dei nemici che dovete sconfiggere. Nel gioco base, fondamentalmente, il re lancerà un dado e vi regalerà quel numero di truppe. Con i gettoni, invece, tutti hanno lo stesso numero di gettoni, avrete la possibilità di decidere quante truppe vi vengono ad aiutare. Alla fine partita vi rimarrà un gettone in mano, i gettoni sono numerati da 0 a 4, e quel gettone vi darà punti vittoria pari al suo valore. Se anche non riuscite a mettere le mani sull'espansione completa, che ha dentro carte per personaggio, carte evento e un sacco di altre strisce per ampliare la vostra esperienza di gioco, se non altro cercate di crearvi almeno questi gettoni. Secondo me sono fondamentali per giocare a Kingsburg, dandogli un po' meno di alea rispetto a quella che c'è. Mi sono poi piacevolmente sorpreso nel giocare a The Kids of Carcassonne, il gioco per bambini di Carcassonne, diciamo ispirato da Carcassonne. Avete delle tessere oversize, dei begli omini che vengono piazzati, diciamo chiamati dal gioco. Il vostro scopo è cercare semplicemente di chiudere le strade per farli tornare a casa e fare così punti a fine partita. Secondo me il gioco è molto lineare ma molto stimolante per i bambini perché comporre le strade è un'abilità grafica, visiva, diciamo che riescono ad ottenere facilmente e quindi vabbè, gli adulti
adulti magari riusciranno anche a giocare un po' in ostacolo ai propri avversari, e i bambini comunque avranno una buona partita, diciamo, avranno la soddisfazione di vedere il risultato immediato dei propri sforzi. Secondo me è un gioco molto valido come titolo per i bambini. Per dimostrare che gioco un po' a tutti i giochi senza un vero e proprio pregiudizio, aggiungo un ulteriore titolo di gioco di dadi a cui ho giocato, nonostante non nasconda che i dadi non siano proprio la mia passione primaria. Ho giocato infatti a Picomino, o Heckmeck, o il verme tratto, insomma chiamatelo come credete, un gioco in cui c'è un lancio di dadi, c'è una parte di azzardo, una parte di piegare la propria fortuna, c'è un po' di matematica, insomma è interessante da proporre come primo gioco, come non tanto come introduttivo, proprio come rompighiaccio, un po' come vi ho detto King of Tokyo può essere. Insomma, lo mettete lì, la gente gioca, ci fa la partita che dura un 5-10 minuti, si rimette sul tavolo una seconda partita e a quel punto sono pronti a interessarsi a qualcosa di più corposo. Ho poi finalmente potuto giocare a Smash Up, un gioco che avevo sempre visto, ne avevo sempre sentito parlare, ma non ero mai riuscito a inserirmi in una partita. Devo dire che è molto divertente, nel senso che intanto mescolare due fazioni totalmente diverse fra loro rende la partita molto sballata. Avevo nella prima partita, ricordo, dinosauri e pirati, e nella seconda partita giocavo con zombie e dei fiori, cioè dei personaggi fiori viventi, cose strane così. Avete molte combo fra le carte della stessa fazione, ma allo stesso tempo sono ben studiate per combinarsi fra loro le diverse fazioni, quindi i dinosauri accrescono le persone, gli zombie prendono carte dal cimitero, insomma sono ben strutturate. C'è un po' tanto testo, nel senso su ogni carta c'è tanto testo scritto, ma c'è la versione italiana da quel punto di vista, e quindi diciamo che se uno non è molto propenso a giocare a giochi con le combo, o comunque non riesce a ricordarsi facilmente associando una figura l'effetto della carta, durante il suo turno dovrà tornare più volte a leggere sia le carte in tavola sia quelle che ha in mano, rendendo quindi un po' più faticosa la partita. Insomma, è un gioco che è valido, ma bisogna fare attenzione a chi lo fate giocare. Piacevolmente sorpreso poi sono stato da Ali, un gioco a cui non avrei dato credito se non per una grafica abbastanza fiabesca, ma che mi ha stupito perché ho trovato una meccanica che non avevo mai impattato nel mondo dei giochi. Non so se sia una meccanica originale, ma io non c'ero mai impattato. In cosa consiste il gioco? Ali, ed è di turno cambia il personaggio di Ali, semplicemente girerà una carta per volta a turno a seconda di quanti giocatori ci sono. Quindi il primo giocatore gli mostrerà la carta tappeto e dovrà dire: nella grotta di Ali c'è un tappeto. Secondo giocatore viene girata una seconda carta che è lampada. Nella grotta di Ali c'è un tappeto e una lampada. Terza carta, e si va avanti così fino a quando o non vengono girate, sulle carte ci sono dei simboli, tre simboli di allarme e quindi Ali perde tutte le carte e vengono distribuite fra gli altri giocatori, oppure qualcuno sbaglia. In quel caso allora Ali e i giocatori che non hanno sbagliato si spartiscono il tesoro. Vince alla fine chi ha preso più tesori differenti. È un gioco di memoria in cui più si va avanti più ci si incasina. Quando ricomincia la manche non riuscirete bene a rifocalizzare quali sono le carte già dette e quali no. Meccanica mai vista, mi ha molto divertito Ali. Ho rigiocato poi a Russian Railroads, a cui avevo già giocato l'anno scorso di ritorno da Essen, ma che ho voluto rimettere sul tavolo un po' perché vorrò farci la recensione e un po' perché è proprio un buon gioco. È molto stretto dal punto di vista delle azioni fattibili o comunque dell'interazione con i giocatori che vi rubano i posti. Ci sono tante strade percorribili, fate una barcata di punti, si arriva fino a 400 e passa punti, quindi avrete anche distacchi di 100-200 punti. Dicono che ci sia una strategia dominante, ma fondamentalmente non ne abbiamo così evidenza perché è molto facile ostacolare l'avversario. Insomma, un gioco che se siete appassionati gamer è molto semplice da spiegare, ma che ha una buona implicazione, un bel ragionamento dietro, è una partita davvero corposa. Aspettatevi la recensione. Voilà, con questo ho chiuso la mia cavalcata. Come vi dicevo, di tanti titoli ve ne avevo già parlato e quindi ho potuto un po' dilatare, prendermela un po' più comoda su quelli di cui vi ho raccontato in questa puntata. Di solito cerco di stringere perché puntate da 40 minuti immagino che nessuno se le sparerà mai. Io non me le sparerei mai e non avrò voglia di riguardarle dopo il montaggio, quindi così mi piace come formato. Chiudo ringraziando pubblicamente Alberto, che è riuscito a rispondere in maniera molto interessante all'appello che vi ho fatto la volta scorsa. Vi chiedevo se qualcuno sapesse come fare a scoprire i giochi giocati per la prima volta o comunque nella prima volta nell'anno su BGG. Bene, lui è andato oltre, non solo me l'ha spiegato, ma ha creato una vera e propria form utilizzabile da tutti, trovate l'indirizzo qua sotto, in cui potrete, inserendo il vostro nickname Board Game Geek, andare a scoprire i giochi giocati nel
mese e quelli che avete giocato per la prima volta. L'aveva creato appunto come test per recensioni minute, ha deciso di aprirlo a tutti, quindi lo ringrazio pubblicamente, vi invito a utilizzarlo se vi interessa questo tipo di statistiche. Ottimo lavoro Alberto, grazie. Ok, con questo ho finito, vi dico che sono già pronti diversi unboxing di giochi, ho visto che vi interessano e quindi ho messo in giro la voce tra gli amici che ho intorno a me, che ogni volta che compreranno un gioco nuovo mi possono chiamare, io approdo a casa loro così posso aprirlo insieme, quindi ci saranno nuovi unboxing, ho già pronte nuove recensioni, ho un paio di idee da mettere in ballo, insomma produciamo, sono contento perché mi state seguendo, vi chiedo sempre più interazione, se avete cose da suggerirmi o avete dei dubbi, delle domande, insomma non esitate a farlo, Recensioni Minute sta crescendo e mi piace crescere insieme a voi, dite a tutti di iscriversi, boh, dicono tutti così quelli sui filmati di YouTube, quindi dite a tutti di iscriversi al canale e mettete il like, così l'ho detto anch'io e vi dico ciao e alla prossima.